Ragazzi, come vedete, questo SCP ha fatto anche un mini figlio, tipo, se vedete. È orribile. E questo è l'SCP della scorsa volta. È orribile, lo so. Invece qua c'è tipo la madre. Che schifo. Oddio, che... Madonna, se fa schifo sta qua. Allora, niente, andiamo avanti. Vi volevo anche far vedere questa parte. No, ritorno. Praticamente qua c'è il diciamo il GPS dell'SCP 3199. Tu, nonno, sei completamente un oggi sono un po' fuso, scusa. Ok, bene. Allora, iniziamo ad uscire comunque. Allora, l'SCP che dobbiamo vedere oggi si trova, diciamo, a sinistra della, diciamo, del nostro laboratorio. Ok. Quindi, bene, dobbiamo incamminarci. Chissà quale sarà l'SCP. Ah. No, allora, io ho trovato la cella che ho già visto che era un po' distrutta anche soprattutto dall'inizio. Pure? Sì, sì, purtroppo come sì. Quella scorsa? Sì, come quella scorsa. E mi sa che sarà il modus operandi di tutto quanto il nostro lavoro. Oddio. Che faremo qua, ecco, appunto. Perché, diciamo, non lo so, secondo me in questo mondo è successo qualcosa con questi SCP. Ma infatti, ma che razza di mondo è questo? Non lo so, di certo non è un mondo normale di SCP. Questo poco ma sicuro. Sì. Anche se comunque mi sembra un po' complicato trovare la cella perché io ho una memoria... Non ti ricordi? Bruttissima, no, no, no. Però forse da qui, da qua sopra possiamo riuscire a ritrovare il posto dove si trova appunto questa cella. Mannaggia. Beh, se c'era del sangue la troviamo facilmente o... Sì, 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 ma infatti c'era del sangue. Ah, eccola qua, l'ho trovata? Sì, 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 tranquilli. Per fortuna io sono una persona che ha molta memoria, quindi l'ho trovata. Allora... Ma c'è sempre del sangue? Ma guarda. Sì, ma cos'è questo materiale nero? Io non me la ricordavo però questa carne qua Ma infatti, ma che è? Allora, aspetta un attimo, cerchiamo di togliere. Ma cos'è sto schifezza? No, che schifo. Deprived mess. Sarebbe tipo la carne deprivata. Mess? Cos'è che vuol dire mess? Non macello, lo so. Casino. No. Boh, vabbè. Se sbaglio, credo. Non lo so. Comunque tieni a tu per sicurezza, dato che sei vecchio. Che schifo. Ma che schifo. Scendiamo, lasciamo perdere, guarda. Allora, la cella è qua. E dentro vedo qualcosa di eccola. Strano. Non so, ma cos'è? Ma è tutta rotta? Sì, ovviamente è tutta rotta. Che cos'è quel ecco, coso? SCP-999 mi sa. 096 Nick, c'è anche il coso, il... È cieco lui, vedo un po' male. Cos'è sto coso? Allora, 096. Non so. E perché fa sto suono orribile? No, lo voglio uccidere, cos'è? È pure putrefatta, che schifo. Sì, sì, sì. Allora, questa qua è sempre la Deprived Mess, quella che avevamo visto, che non, sinceramente non so che cosa sia. Ma okay. La cella è tutta distrutta, però. È sempre tutta distrutta, come al solito. Oddio. Ci sono dei cadaveri, degli scheletri. E poi qua dentro, se entriamo, allora c'è la cesta sicuramente, quindi questa è una parte positiva perché appunto possiamo ritrovare... però la rotta è scappato, mi sa, SCP-096. Esatto, la rotta probabilmente e quindi è scappato. Ma comunque c'è il GPS di SCP-096, infatti si chiama anche 096, quindi perfetto. Ah, perfetto, perfetto. Adesso dobbiamo anche andare a trovarlo. Ragazzi, io vi devo dire la verità, ho molta paura di questa situazione perché non so che cosa... perché stiano succedendo queste cose. Non so che cosa ci sia in questo mondo, è tutto quanto troppo strano. È molto strano. E più che altro una cosa, dove lo mettiamo? Perché noi lo dobbiamo catturare, no? Lo dobbiamo mettere in un post. Caspita, hai ragione, la forza. Dobbiamo allora, dove dite? Dite di andare in questo pianeta giallo. Tu, Nick, cosa dici in questo pianeta? È bello sì, grande, però. Ci potrebbe anche stare, forse anche più in SCP. Ma sei sicuro? Perché non... Cioè, vediamo, perché non lo so. Questi laboratori sinceramente non li ho nemmeno mai visti, quindi non lo so. Allora, no, secondo me no, qua no. Perché... Sicuro? Boh, non lo so. No, questo qua mi sa che va bene per l'Old Man. Ecco, esatto, quindi allora no. Ok. Perché già dall'entrata ho capito tutto. Invece cerchiamo di capire direttamente quale... appunto pianeta utilizzare. Magari forse questo qua azzurro, forse. Secondo me questo qua azzurro va bene, quello con la spada dentro. Che... Ah, ok. Poi comunque esteticamente sono anche molto belli questi pianeti. Sono bellissimi, infatti. Veramente bravi a chi l'ha fatto, cioè nel senso non so comunque cosa sia successo qua, perché questi pianeti ci siano, però comunque sono belli. Cioè, sembra che comunque secondo me sia stata la fondazione SCP che ha fatto questa cosa. Ma infatti sono bellissimi, veramente. Tu stai parlando a voce bassa. No, tu stai parlando a voce bassa. Non scherzare, non scherzare nemmeno, sai. Che siamo in una situazione complicata. E tu scherzi pure. Oh, svegliati. No, non ho scherzato, è che sto un po' così, ecco. Vedo che stai un po' così. Ok, allora concentriamoci bene, lo faremo qua. Allora, io direi di mettere già subito la portal gun qua dentro. Ok. Ho messo il portale azzurro io, quindi
Va bene, va bene. Concentriamoci. Ok, bene. Allora, quindi dobbiamo andare verso l'SCP. E mi pare da questa parte. Mi pare di sì. Quindi forza, venite da questa parte. Seguitemi e voi, statemi dietro. Sì, ti inseguiamo. Allora, vediamo un attimo. Guardate che non so che cosa succederà in questa, in questo caso. E mi sembra che sia più da questa parte. Esatto, è più da questa sicuro? Parte. Sì, sì, sì. Secondo te cosa farà quando lo troveremo? Nick, per rispondere alla tua domanda, comunque, secondo me, appena ci vedrà, farà uscire altri SCP come quelli là. Quindi dobbiamo stare attenti. Assolutamente sì, dobbiamo stare attentissimi, perché chissà che caspita potrebbe succedere. Allora, avviciniamo, eccoci qua, lo vedete? Allora, oddio, io direi, di cercare... Oddio, ma è là! Sì, lo so. Allora, direi vuoi già provare a catturarlo? Proviamo. Allora, stai attento però, questo qua lo so, ma devo... sa che è cattivo. Devo andarmi. Oddio, no, oddio, raga, non guardarlo. Ok, guardarlo. Uno è andato, però no, dobbiamo catturare quello originale, porca miseria, forza. E non guardarlo, stai attento. Lo so, ma tanto, ma perché ma cosa faccia? Ma raga, ma guardate, ma sta strisciando letteralmente, ma che caspita sta facendo? Ma non si sa, è come se stesse appunto scappando di nuovo da noi. Ma perché tutti ma quanti? Ma perché lo fanno? Non lo so, anche lo scorso stava scappando da noi, ma questo lo fa pure strisciando peraltro. Allora cerchiamo di uscire da questa parte. Ma strano, in teoria non strisce. Ok. Lo so, in teoria si dovrebbe alzare in piedi, ma non lo sta facendo. E mi sembra strano. Guardate che sta andando di nuovo. No, non mi dite. Scusate un attimo. Dove sta andando? Ma questo posto andando? Mi sembra abbastanza familiare rispetto alla scorsa volta. Attendo che lo perdiamo. Da questa parte lo vedo. Lo sapevo, ma sta andando al ponte, raga. Anche lui. Sì, anche lui. Ma perché? Perché? Perché lì c'è un qualcosa. Lì c'è un qualcosa. Guardate, vorrei dire qualcosa, ma vorrei evitare perché sennò sarebbe un po' scurrile. Sono sicuro che lì ci sia qualcosa che li attira. Qualcosa di strano, sicuramente qualcosa di oscuro. Qualcosa che non me lo spiego e che fa anche molta paura, sinceramente. E io infatti ma siete dietro di me, ok, perfetto. Sì, sì, siamo dietro di te. Ok, forza, andiamo da questa parte, cerchiamo di seguirlo. Ma è andato. Ma perché sono attratti da questo ponte? Da io non ponte. Ho capito. No, sta, ok, però attenzione a non guardare. Mi sa che si è bloccato. Come? Si è bloccato? Non si muove? Cosa gli è successo? No, ma lui è tipo la sua cosa. Ma questo qua è uno vero. Sì, lascialo stare, poverino, che tanto non fa niente. Non guardatelo. Anzi, non guardate. Scusa un attimo, devo mettergli il coso qua sotto il portale. No! Raga, attento, guardare, stai attento, raga. Che dopo si inizia a urlare alla fine. Esatto. Vabbè, lasciamo perdere. Nick, non cadere nel portale. Non guardarlo. Ovviamente, io ho detto di non cadere nel portale. Che cosa fa l'imbecille? Cade nel portale. Non cado nel portale. Oh, ti sembra il caso di ridere? In una situazione come questa? Ecco, dai, vabbè, guarda. Io non lasciamolo lì. Sì, eccoti, ciao. No, sto arrivando. Forza, dobbiamo andare a catturare l'altro. Ma è ancora bene, qui dentro. Vediamo se sta ancora di nuovo al portale. Perché magari usa questo ponte per andare da qualche altra parte. Nel dubito, secondo me è andato lì. Però diamo il beneficio del dubbio. Come l'altro, ti ricordi? Sì, sì, ma l'altro infatti era andato da questa parte. Ma poi il bello è che non escono nemmeno da questa parte. Cioè, vengono qua e aspettano. Cioè, mi sembra strano. Ma perché? Aspetta di essere catturato. Scusa, adesso cerco di spingerlo un attimo. Attento, ok. Ma allora, raga, non mi sembra normale. Cioè, mi sembra fin troppo semplice questa cosa. Cioè, sai che è vero. Nick, però tu sei un completo. Guarda, io con te. Allora, scusa, ma quante. Scusa, ma concentrarsi per un minuto su una cosa. Ma ce la fai, porca miseria. Ma cioè, per favore, stiamo cercando di catturare un caspita di SCP. Tu che caspita fai? Cadi come un anvil in testa ad un rincoglio. Cioè, veramente. Svegliati, ok, vieni qua. Sei tornato. Che caspita di voce fai pure? Attento. Ok, mi è sembrato strano comunque. Oh, oddio! No, oddio, stavo per guardarli. Sono di più, guardateli. Non guardateli. Nick, dove sei? Questi spaccano tutto. Non mi ha fatto entrare. Non mi ha fatto entrare. Ma che cazzo. Sai cosa fai adesso? Torni a casa da solo. Torni a casa da solo perché io mi sono stufato di te, ok? Forza, vieni, nonno. Ok. Ok, andiamo. Allora, adesso cerchiamo di fare una cesta. Hai del legno? No, non so del legno, lo vado a prendere. Vai a prenderlo da là, adesso praticamente. Sì, facciamo una cesta, mettiamo, diciamo, come cazzo si chiama, il coso qua dentro, dentro il pianeta azzurro. Ok. E appunto, questo sarà il GPS di 096.